L'ente giapponese preposto alla gestione e alla classificazione dei brevetti avrebbe ricevuto da Sony la richiesta di depositare il marchio di un nuovo controller che, a quanto sembra, sarà legato a PlayStation 5 e dovrebbe permettere la fruizione di contenuti mobile come minigiochi, video e titoli retro. Come di consueto, prima di esaminare la documentazione, vi invitiamo a sostenere il canale con la vostra iscrizione e attivando le notifiche per non perdere nessun video targato a everyeye.it. Il brevetto dell'azienda nipponica illustra il PlayStation Multifunctional Controller, ossia un dispositivo che, grazie a uno schermo integrato in una scocca dalle forme estremamente minimaliste, dovrebbe consentire all'utente di accedere a tutta una serie di contenuti e servizi, sia online che in locale. Servendosi delle immagini e dei diagrammi esplicativi presenti nei documenti depositati da Sony, la redazione di Let's Go Digital ha realizzato dei render che ci aiutano a familiarizzare con il design di questo controller. Il software integrato permetterebbe l'accesso alla TV, alla propria casella email, a un servizio per scaricare dei minigiochi non meglio precisati e a un lettore di file multimediali come immagini, musica e video. A corredo di queste funzionalità troviamo poi una croce direzionale, 4 pulsanti nella classica configurazione dei pad PlayStation, 2 trigger dorsali, un giroscopio, un accelerometro a 3 assi e uno switch per accendere e spegnere il dispositivo. Si tratterebbe in sostanza di un sistema parallelo e complementare al DualShock 5 di PlayStation 5 e il fatto che sarebbe pensato per la fruizione di giochi mobile è decisamente interessante, alla luce delle recenti dichiarazioni di Jim Ryan. Il CEO di Sony Interactive Entertainment, infatti, durante un'intervista ha affermato che il mercato portatile è profondamente cambiato e che la sua azienda non è più intenzionata a investire in questo campo. Col nuovo brevetto, quindi, la soluzione potrebbe essere quella di portare nuove funzionalità sulla piattaforma ammiraglia e non di sviluppare una console portatile parallela a PS5. Nella speranza di saperne qualcosa di più su questo insolito controller che sembra essere votato al retro gaming, vi chiediamo: sareste interessati a una tecnologia del genere? Oppure preferireste che Sony si concentrasse unicamente sui grandi AAA? Diteci la vostra nell'area dedicata ai commenti.